Un anno fa, è stato durante la commemorazione dell'anno scorso che Giuliana mi ha chiesto di preparare un pezzo, un piccolo monologo per raccontare che cosa c'è, cosa si nasconde dietro quella parolina che ci fa rabbrividire, Eisel. Devo dire che mentre ancora Giuliana mi parlava, nella mia mente si stava disegnando un progetto, un'idea, un pensiero che derivava da qualcosa vissuto poche ore prima, proprio qui, davanti al monumento che ricorda i nostri angeli. Infatti qualche ora prima Romeo Radice, presidente dello Juventus Club di Meda, aveva letto i nomi di tutte le vittime, come hanno fatto i nostri amici qualche minuto fa, chiedendo in quel caso una risposta a tutti gli amici radunati, un presente che, vi assicuro, mi ha dato i brividi. Sì, perché davvero in quella risposta c'era tutta l'essenza del nostro ricordo, tutto il senso del nostro costante fare memoria. Loro sono qui presenti con noi, vivi nel nostro cuore, al seguito della squadra, come dice lo striscione, 39 angeli sempre presenti. Non è solo un modo di dire, non è nemmeno un palliativo per sentirci l'anima in pace. È stato durante quel momento, quei nomi elencati, quelle risposte rituali ma sentite, che mi sono reso conto di cosa avrei dovuto fare oggi. Sì, perché tutti noi conosciamo la storia e la vita di Claudio Zavaroni o quella di Roberto Lorentini, ma quanto sappiamo degli altri? Che cosa si nasconde dietro quei nomi che ogni anno leggiamo? Quali storie, quali famiglie, parenti, amici hanno pianto in quei giorni lungo tutti gli angoli dello stivale, un lungo filo rosso che unisce i cuori, le storie, quelle che ci piace raccontare, che unite costruiscono la grande storia, quella con la S maiuscola. Sono proprio le storie che stanno dietro i nomi, quelle che vi voglio raccontare oggi, a cominciare da quel nome che apre sempre i nostri elenchi, il nome di Rocco Acerra. Rocco aveva 28 anni, la stessa età di Claudio, ed era nato il giorno di Natale. Faceva il postino, era sposato da meno di un anno, era all'Eisel con molti tifosi abruzzesi, essendo lui di Francavilla al Mare. Con lui c'era anche il cognato, sempre dello stesso comune teatino, Nino Cerullo, che nonostante i suoi 24 anni era già titolare di un laboratorio di maglieria. Rocco e Nino erano molto amici, anche se divisi da diverse passioni sportive. Eh sì, Nino era interista. Amicizia. L'amicizia e i tempi in cui non c'erano, c'erano avversari ma non nemici. Nino capisce di avere l'occasione di vedersi una bella partita, importante, anche se in campo non c'è la sua squadra, e allora accetta di accompagnare il cognato a Bruxelles. Sapete, quando racconto che alcuni dei nostri angeli in realtà non erano juventini, vedo occhi increduli davanti a me. Eppure Nino non era l'unico. C'era anche Mario, pure lui interista. Mario Ronchi. Era un imprenditore di Bassano del Grappa e aveva 42 anni quando è stato travolto dalla furia hooligan. Era all'Eisel insieme ad amici juventini e lì sarebbe rimasto per il dolore della moglie Maria Teresa e del figlio Alessandro. Solo 2 anni. Insieme a Mario e gli altri bassanesi c'era anche il dentista Amedeo Spolaore, che, ironia del destino, poco prima di partire per Bruxelles si stava tirando indietro per paura dell'aereo. Chissà, forse la presenza con lui del figlio Giuseppe di 14 anni lo avrà convinto a partire. Amedeo aveva 54 anni, ben 44 in più del più piccolo dei nostri angeli. Sì, perché noi lo sappiamo bene, ma quegli ignoranti, permettetemi la parola, che inneggiano l'Eisel, non sanno, non vogliono sapere che in quel maledetto settore Z non c'erano tifosi organizzati, c'erano famiglie, donne, bambini. Non è stato uno scontro tra opposte fazioni, opposti eserciti, per così dire, ma un massacro in piena regola. Un esercito armato e preparato contro un gruppo di civili inermi, senza possibilità di difendersi. 10 anni. Aveva 10 anni il più piccolo dei nostri cari angeli. Si chiamava
anzi si chiama Andrea Casula. Era nato il giorno di Ferragosto del 1974 e frequentava la quinta elementare nella sua Cagliari. Sì, lui era tifoso rosso-blu. Alla Juve è la Juve, insomma, c'è Platini, Scirea, Cabrini. Andrea tifa anche per la maglia bianconera e dopo un bel pranzo abbondante come suo solito era partito in aereo per Milano e da qui per Bruxelles. Una gita fantastica che avrebbe raccontato a lungo con quel suo sorriso luminoso che era l'amore della sorella Emanuela. E la cosa migliore di tutta la gita era che l'avrebbe fatta insieme al suo eroe, il papà Giovanni. Ecco, lui non si può aver paura. Giovanni Casula aveva 44 anni ed era un dirigente d'azienda. Mai avrebbe pensato che andare allo stadio e portarci anche il figlio avrebbe significato esporre entrambi a un simile rischio. Andrea e Giovanni non sono i soli sarti che non hanno fatto ritorno dalle Iselle. Ci sono altri due isolani tra i nostri angeli, ma entrambi vivevano da anni nel continente. Uno di loro è Mario Spanu, originario di Perfugas nel Sassarese, ma stabilitosi da tempo a Novara. Aveva 41 anni e faceva il cuoco all'autogrill della città di Novara. Insieme ai suoi amici juventini era partito pieno di entusiasmo verso il Belgio, quel Belgio che, come con molti altri dei nostri angeli, non avrà pietà nemmeno delle sue povere spoglie, evitando di ricomporre il corpo dopo l'autopsia. Per molte famiglie questo sarà l'ennesimo schiaffo in quei giorni drammatici. C'è poi Barbara, sì, una donna. È strano come sembra anomalo pensare che negli anni Ottanta potessero esserci delle donne allo stadio. Certo, ce n'erano molte meno di oggi, ma c'erano. Barbara Lusci era nata 58 anni prima a Domus Novas, in provincia di Cagliari, ma da anni abitava nella città del marito, Pietro Margiotta, Genova. Era la prima volta in 58 anni che usciva dall'Italia. Barbara è stata la vittima più anziana di questa assurda storia, mentre Giuseppina, tra le donne, è stata la più giovane. Giuseppina Conti era partita da Arezzo dicendo alla mamma: torno con la coppa! Giuse era con il papà Antonio, anche lui travolto dalla folla ma salvo. Il viaggio era un premio per un ottimo rendimento scolastico. Giuse frequentava il quarto anno di un liceo classico ad Arezzo, la città che era anche quella di Roberto. Roberto Lorentini è uno degli angeli più conosciuti, un eroe, medico 31enne presente allo stadio con il padre Otello, tifoso viola. Dopo la carica degli hooligan si erano trovati fortunatamente in salvo, ma la vista di un bambino a terra esanime ha portato Roberto senza esitazioni verso di lui per rianimarlo, per sperare che una piccola vita potesse essere ancora salvata. Roberto finisce travolto dalla seconda carica in quel disperato tentativo di aiutare. Gli verrà conferita una medaglia d'argento al valore civile. Il padre Otello si batterà come un leone nei tribunali d'Europa per ottenere giustizia, per far condannare non solo i teppisti, ma anche l'UEFA per responsabilità oggettiva. Se la memoria delle Iselle non è andata persa in questi anni, lo dobbiamo anche a loro due, questi toscani di ferro. Proprio la Toscana è stata la regione più colpita dalla furia hooligans di quel giorno. Bruno Balli, pratese, di 50 anni, quel giorno è andato incontro a un incredibile destino. Tra le mani un biglietto per il settore N viene spostato, non si sa per quali motivi, nel settore Z, da dove non uscirà mai più. Il fratello Riccardo, al termine della partita, dopo averla vista in TV, andrà a dormire tranquillo sapendo che Bruno sarebbe stato al sicuro in un settore ben lontano. Alle 2:30 di notte una telefonata dalla Farnesina: Bruno è morto. Dietro alle Iselle ci sono storie incredibili, come quella di Dionisio Fabbro. Nisio, come lo chiamavano tutti, nella sua buia in provincia di Udine, a 51 anni, in quei mesi sta ristrutturando la sua casa, ancora lesionata dal terremoto del Friuli.
Sopravvissuto allora, non ha avuto scampo all'Eisel, dove si è recato in camper con 6 amici, tutti sopravvissuti. Solo un anno in meno, 50 anni non ancora compiuti, sono quelli di Benito Pistolato, da Bari. Un negozio di bigiotteria, una moglie, 3 figli e tanta voglia di vedere la sua Juventus campione d'Europa. Il giorno prima era partito dalla sua splendida Puglia, come il giovane Alberto Guarini, brindisino di Mesagne, 20 anni, e la speranza di una giornata da ricordare insieme al papà Bruno. Dopo nemmeno un anno, famiglia e amici hanno costituito una fondazione per Alberto, che da più di 30 anni lo ricorda, educando ai valori dello sport, dello studio, della cultura. Benito e Alberto non sono i soli pugliesi caduti all'Eisel. C'è anche Antonio Ragnanese, foggiano, nato a San Severo 29 anni prima, ma emigrato a Brugherio, nel milanese. Sempre da Milano, da Pero per la precisione, quel giorno è partito Tarcisio Venturin per la sua prima trasferta al seguito della sua amata Juventus. Gli amici lo raccontano come un ragazzo timido, gran lavoratore. 11 anni dopo quella notte maledetta, proprio nel giorno del suo compleanno, la sua amata mamma se n'è andata per raggiungerlo e abbracciarlo. Luciano Rocco Papaluca. Abitava anche lui a Milano, esattamente a Bruzzano. Aveva 37 anni e una storia di emigrazione dal sud verso il nord, come molti in quegli anni. Era originario di Grotteria, vicino a Reggio Calabria, e aveva trovato un lavoro all'aeroporto di Linate. Oltre ai 3 di Milano ci sono altri 4 angeli provenienti dalla Lombardia. Domenico Ragazzi viveva a Roccafranca, nel Bresciano. Aveva 44 anni e quando finiva la sua giornata da muratore si fiondava all'oratorio del paese dove faceva l'allenatore di giovani calciatori. Anche Tarcisio Salvi viveva a Brescia e la sua storia è davvero incredibile. La sua famiglia era emigrata in Belgio, nel quartiere di Anderlecht, quando lui aveva 9 anni. Lì aveva conosciuto e sposato Marie, una ragazza belga cresciuta con lui. Dopo 2 figli decidono di tornare a Brescia, dove insieme aprono una pizzeria e allargano la famiglia con altri 2 figli. Tarcisio è interista, come Nino Cerullo e Mario Ronchi, ma Marie pensa di regalargli un biglietto per la finale di Coppa dei Campioni e lui parte da solo per Bruxelles. Il 29 maggio 1985 Marie lo vede nelle immagini televisive sdraiato a terra esanime, ma solo la mattina dopo avrà la conferma di essere diventata vedova. Un altro dei Lombardi è Giancarlo Bruschera, varesino di 51 anni e un rapporto di profonda amicizia con Beppe Marotta. A Bergamo, invece, nel comune di Calcio, viveva Francesco Galli, per tutti franchino, ultimo di 10 figli di Pietro e Teresa, piccolo ma vivace. Dopo il lavoro di carpentiere, Francesco era un mediano di spinta di una squadra del paese, la Amatori Cals. Non doveva nemmeno andare a Bruxelles, aveva tolto da poco il gesso a una gamba e faticava ancora a muoversi, ma niente avrebbe potuto fermarlo. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, franchino è stato uno dei primi a morire. Lui, così piccolo, ancora limitato nei movimenti, è stato travolto in pochi secondi. Scendiamo lungo lo stivale e oltrepassiamo lo stretto. Dalla magnifica Sicilia quel giorno era partito Eugenio Gagliano, assessore allo sport del comune di Mirabella, dove abitava all'ombra dell'Etna. Era in un gruppo piuttosto eterogeneo che aveva avuto in dote biglietti di diversi settori. A lui era capitato quello del settore Z. La sofferenza legata al nome Eisel ha un volto differente da tutti gli altri, quello di Luigi Bidone, ennese di Nicosia. Aveva 31 anni quando è stato raccolto, ferito e in coma sui gradoni del settore Z.
Ricoverato all'ospedale Saint-Erasme, è morto dopo 77 giorni di agonia, senza mai riprendere conoscenza. È stato l'ultimo dei 39 angeli e il penultimo italiano a rientrare in Italia. L'ultimo, fortunatamente, sarebbe rientrato qualche giorno dopo, sconvolto ma vivo. Non poteva mancare Torino, tra le città che hanno pagato tributo alle Iselle. Giovacchino Landini. In realtà era originario di Capannori, in Toscana, e a Torino gestiva un ristorante. Era la prima volta che seguiva la Juventus lontano dalla città ed era riuscito a trovare un biglietto all'ultimo momento. L'ultimo istante per l'ultimo settore, sempre quella maledetta Z. A pochi chilometri da Corso Genova, dal ristorante dei Landini, Tiziana, moglie di Domenico, incinta di 5 mesi, guardava con apprensione le immagini che arrivavano da Bruxelles. Si vede anche un'immagine che ritrae suo marito, Domenico Russo, in piedi, vivo. Nella notte la telefonata. Domenico non c'è più. Tiziana non ci sta e a settembre, quando nasce il suo bambino, che avrebbe dovuto chiamarsi Adriano, decide di chiamarlo Domenico, come il papà. Domenico Russo c'è ancora. A distanza di anni Tiziana racconterà: Domenico amava la vita, lo sport e i bambini e non è riuscito a veder nascere il suo. Tiziana è una donna forte, originaria di Rovigo. Proprio a Rovigo, a Donada per la precisione, nel delta del Po, viveva Gianfranco Sarto, 47 anni, titolare di un'officina meccanica. Anche lui aveva avuto un biglietto tramite uno Juventus Club che si trovava nella curva opposta, ma alcuni biglietti erano proprio del settore Z e uno di questi era toccato a lui. L'ultimo settore, per lui che viveva nell'ultimo tratto del Po, il lento, maestoso fiume che nel suo primo tratto attraversa proprio Torino. La storia del genovese Sergio Mazzino è un'altra di quelle che fanno male. 37 anni, una figlia di 11. Partito per Bruxelles, è tornato al suo paese natale, Cogorno, vicino a Chiavari, dopo un'autopsia molto sommaria, con il corpo non ricomposto. Una nuova autopsia in Italia ha aperto dubbi inquietanti sulla natura di alcune ferite riscontrate. Sergio era partito con entusiasmo per il Belgio, come anche i fratelli Messore di Pontecorvo nel Frusinate. Loris Messore e suo fratello Fabrizio erano nel settore Z, nel locale di famiglia, il Jolly Bar, la notte del 29 maggio 1985, lunghe ore di dolore e attesa. Loris non ce la farà, mentre Fabrizio, ferito, rimarrà invalido da quella notte. Sempre dal Lazio, da Casette, in provincia di Terni, era partito Gianni Mastroiacomo. 20 anni appena compiuti. Gianni era con alcuni amici che sono stati più fortunati di lui. Gianni era un ottimo difensore dilettante e all'Eisel, incontro al suo destino, aveva rischiato di non arrivarci. Solo 3 giorni prima aveva avuto il visto per espatriare. Papà Raniero ha saputo della morte del figlio solo l'indomani, sentendo il suo nome in radio. A nemmeno 80 chilometri dalla casa di Gianni, nel comune di Todi, c'è uno stadio intitolato a Franco Martelli. Franco aveva 22 anni quando ha conosciuto la violenza che si annida nell'essere umano e per lui è stato fatale. Dico così perché Franco era il figlio della maestra Bice, storica insegnante della cittadina umbra, famosa per il suo costante impegno in favore del rispetto, del senso civico, della lealtà, del vero spirito di competizione, della legalità. La maestra Bice se n'è andata purtroppo meno di un anno fa, lasciandoci un'eredità fatta di forza, di coraggio, di amore per la vita. Amore per la vita, sì, Eisel significa anche questo, storie di piccoli miracoli, vicende che si riconciliano, che ci riconciliano con l'umanità. Proprio nei momenti drammatici dei primi soccorsi, quando ancora non ci si rende conto del massacro, ecco l'eroe che non ti aspetti. John Walsh, un ragazzone inglese,
scavalca la recinzione e si dà da fare per aiutare i soccorsi. John vede una mano con un anellino al dito, la afferra e urlando la estrae dal mucchio. Si trova davanti una ragazza sporca, ferita, sconvolta. John la rianima e, non conoscendone il nome, la chiama Mary, come la moglie. Vedete, a volte dimentichiamo che Azel significa anche questo. Piccoli segni di speranza, voce di una vita che si fa miracolo. John, sì, perché il dramma non riguarda solamente gli italiani. Ci sono i nostri fratelli di nazionalità belga, loro erano i padroni di casa, quelli per cui a cui il settore Z era destinato. Alphonse Bose era un militare di 35 anni, appassionato di calcio, di chitarra, di pesca, era ovunque succedesse qualcosa, e il biglietto per andare a vedere la finale l'aveva vinto. Willie Hillens, di anni ne aveva 41, e una passione smisurata per la sua squadra del cuore, il Bruges. Passione condivisa ogni settimana con il fratello Rudy. Rudy non è mai più andato allo stadio da quel giorno. Jean-Michel Vallat aveva 32 anni, una moglie e un figlio piccolo che hanno sempre voluto dimenticare quella notte maledetta. Mentre Dirk Denix, tecnico di laboratorio, di lui sappiamo che aveva 27 anni e che dopo pochi mesi la moglie Hilde l'avrebbe reso padre, come Domenico Russo. Storie che si ripetono, che fanno male. Tra una squadra italiana e un inglese, in una partita giocata in territorio belga, sembra quasi impossibile che possano esserci spettatori di altre nazionalità, almeno nel 1985, ma insomma. Con la maglia bianconera giocava un talento tra i migliori del pianeta, il CR7 dell'epoca, Leroy, Michel Platini. Molti francesi hanno voluto raggiungere Bruxelles per vederlo all'opera, e per due di loro questo gesto d'amore, di passione sportiva, è stato fatale. Jacques François veniva dai dintorni di Lille e a casa l'hanno atteso inutilmente la moglie e la figlia di 14 anni. Se n'è andato a 45 anni, mentre ne aveva soltanto 27, Claude Robert, ferroviere di Segrè. Uomini che hanno perso la vita per una passione da bambini, uomini come molti di noi che impazziscono per un gioco a volte stupido. Proprio per questo motivo la storia di Patrick Radcliffe è ancora più incredibile. A lui nemmeno piaceva il calcio, ma amava seguire gli eventi sportivi. Patrick era un irlandese del nord, originario di Bangor, ed era l'archivista della Commissione europea a Bruxelles. Uomo d'Europa, morto per una manifestazione nella quale non doveva nemmeno esserci, stritolato da uno sport che si proponeva come collante di quell'Europa che emetteva i suoi primi vagiti e già mostrava le sue prime crepe.